Le emozioni per me sono tante, essere qui per me è una tappa importante della mia carriera, ripercorrendo tutti i sacrifici che ho fatto, essere a Avellino per me è un onore e non vedo l'ora di combattere per questa maglia. Salve Gambale, buonasera. Beh, 4 metri da dividervi in due, in altezza e in consapevolezza di voler rilanciare questo Avellino partito un pochino male. Sicuramente è una, diciamo, competizione tra virgolette tra te e Marcello, ma anche con chi già gioca all'attacco, mi riferisco a Murano, ma diciamo che in sostanza l'unione fa la forza e quindi il concetto di essere tutti uniti per far risalire l'Avellino dove merita e dove Marcello sicuramente ricorderà essere stata è un impegno doppio per te e quindi credo anche per Marcello con il fin dei conti. Allora sì, intanto per me è un onore allenarmi con Marcello e con altri compagni che io come lui ho visto solo in televisione. La competizione è sana perché comunque abbiamo tutti lo stesso obiettivo e per me comunque, ripeto, allenarmi con giocatori come lui, come Murano, come i nostri compagni fa sì che aumenti la competizione tra di noi, anche il livello di allenamento e il migliorarsi comunque a livello personale che è una cosa che io cercavo dopo l'anno scorso di andare a competere con persone, con giocatori che avrebbero fatto alzare il mio livello personale come giocatore. Ciao Diego, Diego Daniele di Radio.Luogo. Buonasera. Da parte nostra, volevo chiederti se ci racconti un po', anche se qualcosina la conosciamo, abbiamo visto eccetera, nello specifico le tue caratteristiche come giocatore, come attaccante, e poi, visto che l'hai vista dalla panchina, la partita di Pescara, che impressione ti ha fatto? Perché tutto sommato qualcosina che non è andata c'è stata, insomma molti si aspettavano anche il tuo ingresso negli ultimi minuti, insomma spiegaci un po' anche cosa hai visto tu alla gara. Allora io come caratteristiche mi reputo un attaccante moderno, cioè nel senso mi piace attaccare la profondità, giocare con la squadra, ho giocato spesso da solo, ho giocato anche in coppia, però diciamo che come caratteristiche, appunto come ti ho detto, mi reputo un attaccante moderno. Per quanto riguarda poi la partita di domenica, non mi metto a sindacare le scelte che ha fatto il mister, perché io sono a disposizione e faccio quello che mi si viene detto di fare. Per quanto riguarda la partita, tutti speravamo in un risultato migliore, però non è andata così. Fortunatamente questa settimana abbiamo subito la possibilità di rifarci. Questo è il bello del calcio, che la settimana dopo puoi subito riscattarti, quindi sicuramente domenica ci vogliamo riscattare della partita di domenica. Ciao, tutti festa e Porto Santo. Salve. La premessa è che molti addetti ai lavori, tra cui Marco Amelia, parlano molto bene di te, e al di là delle caratteristiche tecnico-tattiche dicono che hai la giusta cazzimma. Se non sai che cosa vuol dire te lo puoi spiegare da troppo. Anche quando Marcello è arrivato, Enzo De Vito lo portò e nessuno lo conosceva, perché ha giocato in Inghilterra, poi da dopo Avellino è arrivato in Serie A. Mi immagini di poter ripercorrere la stessa strada, insomma sai che Avellino agli attaccanti porta molto bene, certo. Porta Castaldo, Benagni, solo per fare il nome degli attaccanti degli ultimi anni. Allora, diciamo che immaginare questo per me sarebbe qualcosa di fantastico. Sarebbe un sogno comunque fare quello che ha fatto Marcello o quello che hanno fatto questi altri attaccanti che tu hai nominato. Io sono arrivato sicuramente per migliorarmi, perché avevo bisogno di nuovi stimoli, di mettermi in competizione e di misurarmi, di uscire dalla mia comfort zone che è stata l'anno scorso e di affrontare una sfida per me ancora più difficile, che sicuramente mi farà crescere sia come uomo che come giocatore. E poi io sono pronto a dare tutto me stesso, è ovvio che spero di
di fare il percorso che ha fatto Marcello come gli altri attaccanti, però adesso preferisco guardare il presente e pensare prima a queste partite che vengono, al campionato, essere concentrato su quest'annata, poi quello che verrà in futuro, se sarà positivo sono contento, altrimenti mi rimboccherò le maniche e continuerò ad andare avanti. Ciao Diego, benvenuto. Grazie. Finelli. Ciao. Ti volevo chiedere, so che il direttore sportivo De Vito ti segue da parecchi mesi, quindi se ci racconti un po' anche come è nato l'interessamento dell'Avino, come è proceduta la trattativa, che poi invece si è chiusa nelle ultimissime ore. Allora, diciamo che l'interesse del direttore è partito da giugno, però io a giugno finito avevo altri 2 anni di contratto col Montevarchi, quindi non è stato facile trovare una soluzione che accontentasse il Montevarchi. È stato un tira e molla che è iniziato a giugno, che appunto si è concretizzato il penultimo giorno di mercato, anche perché comunque io avevo promesso al direttore che in caso sarei rimasto in questa categoria sarei venuto a Avellino. Avevo altre offerte, altre possibilità, 2 giorni prima la possibilità di andare a Pescara, però ho dato appunto la mia parola al direttore che se sarei rimasto in C sarei venuto a Avellino. Quindi adesso che sono qua come ho voluto, sono pronto a dare tutto me stesso e speriamo che vada bene. A te. Ciao Diego, buon pomeriggio. Ciao. Questo ti responsabilizza ancora di più e soprattutto anche le tue sensazioni di vedere tanti tifosi arrivare a una delle trasferte più lontane di questo girone? Sicuramente mi responsabilizza, mi carica, mi dà delle responsabilità che abbiamo tutti noi giocatori, e è ovvio che un pubblico così ti dà una spinta in più tutte le domeniche. Non ho ora ancora la possibilità di vederlo al Partenio, spero domenica di vederlo e vedere tanti altri tifosi, e so che comunque ci aiuteranno in questo lungo percorso e ci daranno quella spinta in più. Ma innanzitutto salve a tutti, faccio un saluto a tutti in generale. Ritornare per me a Avellino, sapete quanto sono legato a questa piazza, quindi per me è un grande onore ritornare qui e sono molto molto emozionato come la prima volta e non vedo l'ora di scendere in campo per aiutare la squadra. Salve Marcello, sappiamo insomma il tuo iter diciamo durante l'anno, insomma come e quando ti sei allenato, ecco. Ti senti già in condizione di poter dare la tua a questa squadra, considerando che è importantissimo anche alla luce dei risultati della prima giornata, che sarà la prima ma è fondamentale, nel senso di dover fare più punti possibili, ti senti diciamo già pronto per dare il tuo contributo dall'inizio e se non dall'inizio da gara in corso, ovviamente considerando le scelte del mister? Ma sicuramente sto lavorando giorno per giorno per riprendere la forma, poi parleremo con calma anche col mister, faremo tante valutazioni, però io sono a disposizione e giorno per giorno vedremo come mi sento, le sensazioni che per ora sono positive, quindi spero di continuare così. Ciao Marcello, benvenuto anche da parte mia, bentornato. Sì, più o meno la stessa domanda che è stata fatta anche a Diego Cammato, ovvero in questo momento giochiamo con un modulo con una sola punta, siete in 3 attaccanti centrali lì davanti, ci sarà da sgomitare il costo per 3. Vero la competizione, la concorrenza, ma come la vivi tu che tra l'altro devi anche rincorrere un po' la condizione fisica come appunto stavi spiegando? Ma credo che la stagione è lunga e sicuramente avremo bisogno di tutti, quindi noi staremo lì sul pezzo ad allenarci giorno per giorno, poi sta al mister fare le scelte e valutare di domenica in domenica. Vuoi essere la vita sorpresa, no? Casomai si aspettavano appunto una cosa.
cosa diversa invece da noi. Tu sei pronta a dare risposte concrete sul campo e anche a rispondere con l'attrice negli ultimi anni, casomai non hai brillato come sempre, però a Avellino si sa, accende quella miccia particolare, tutti ricordiamo anche quel buon esempio che facesti quasi lacrime quando poi andassi via. Ma io credo la risposta migliore sia sempre il campo. Io ovviamente qualche scettico c'è sempre, sta a noi diciamo dimostrare il contrario. Diciamo l'Avellino era una cosa che stava bollendo da un po' quest'anno, perché gli anni scorsi diciamo erano molte suggestioni, non so da parte di chi, perché a me non è mai arrivata nessuna voce. Quindi quest'anno col direttore, dopo Ferragosto, si è accesa qualcosa, sapevamo la situazione che dovevano fare anche delle uscite, quindi diciamo dovevamo aspettare alcune cose e io ho dato priorità all'Avellino, come il direttore sa, e quindi sono contento di essere ritornato e, come ho detto, la cosa migliore è far parlare il campo. Ciao Marcello, ben tornato. No, diciamo, come ho detto prima, io col direttore negli anni ci sentivamo spesso anche al di fuori dell'ambito Avellino, diciamo, quindi la situazione si è un po' concretizzata dopo Ferragosto, perché come ho detto c'erano tante cose da fare qui, sia in uscita, quindi, però io ho dato disponibilità e diciamo ero svincolato, quindi potevo aspettare anche qualche giorno in più e, però avevo dato la parola al direttore che se c'era la possibilità io ero molto disponibile. Ciao Marcello, bentornato. Ciao. Ti volevo chiedere, siccome c'è grande entusiasmo attorno al tuo ritorno, graditissimo per tutta la piazza, se c'è un velo di scetticismo, forse è figlio chiaramente dei numeri delle ultimissime stagioni, ti sei dato una spiegazione del tuo rendimento negli ultimi anni? Ma nel calcio ogni stagione è fatta a sé, ci sono tante situazioni particolari che non vengono fuori giustamente perché sono cose interne, quindi, però sicuramente so che devo dare di più, sicuramente dare una grossa mano alla squadra, fare qualche gol in più, ognuno sa le sue responsabilità, però nell'arco di una stagione possono accadere tante cose che poi tante persone all'esterno giustamente non sanno e quindi un po' mi prendo anche le mie colpe perché è giusto, però nell'arco della stagione ci sono tante cose interne, però mi prendo le mie responsabilità, so che devo fare bene e aiutare la squadra.